La prima delle due puntate dedicate alla Pinacoteca Nazionale di Siena sarà incentrata sui pittori della nostra grande tradizione artistica, da Duccio di Buoninsegna a Simone Martini, a Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Il nostro Virgilio in questa prima puntata sarà il professor Roberto Bartalini, docente storico dell'arte dell'Università di Siena, uno degli artefici, insieme al professore Alessandro Bagnoli, della splendida mostra su Ambrogio Lorenzetti di, ahimè, qualche anno fa. La parola al professor Roberto Bartalini. Partiamo allora con questo viaggio dentro la Pinacoteca Nazionale di Siena, avvicinandoci a quello che è il momento aureo proprio della storia dell'arte cittadina, della storia della pittura a Siena. Certo, Siena ha avuto artisti importanti anche nei secoli successivi, si può nominare Francesco Di Giorgio, Beccafumi, pittori caravaggeschi, però certamente quel che succede in città nell'ambito anche della scultura, ma soprattutto della pittura, tra gli ultimi decenni del XIII secolo, la prima metà del XIV secolo, è qualcosa di straordinario, irripetibile, che fa di Siena una delle grandi capitali figurative dell'Europa, veramente una città che si pone all'avanguardia. Ecco, grazie a alcuni artisti che sono quelli appunto che oggi incontreremo, Duccio, Simone Martini, i due Lorenzetti, ce ne sono anche altri, ma questi sono un po'. La Madonna Rucellai, Duccio la dipinge a Firenze, siamo nel 1285, già questo ci dice che Duccio è ancora un pittore giovane, ma è già celebre al punto da avere commissioni fuori di Siena. Più o meno nello stesso periodo, leggermente prima, dipinge questa piccola Madonna dei Francescani, quindi siamo negli anni 80 del XIII secolo, un dipinto tanto piccolo quanto importante. Perché? Perché in questo momento Duccio è il pittore più originale sull'intera penisola italiana. Si è legato a Cimabue, no? Ha capito tutto quello che Cimabue, che era il pittore più importante in quel momento, no? Dante, tutti ricordiamo, no? Dante che ci dice che prima che Giotto gli rubasse il grido, era Cimabue il pittore che aveva la maggior fama. Ecco, Duccio ha avuto l'intelligenza di capire tutto quello che Cimabue significava con la propria pittura, però ormai va oltre, oltrepassa, supera Cimabue. In che senso? Questo è un dipinto in cui Duccio riesce a tenere insieme la tradizione bizantina, l'esempio di Cimabue, ma a confrontarsi con dei fatti nuovissimi, a confrontarsi con la pittura e con la miniatura francese, con questo mondo figurativo nuovo che si propagava dall'area di Parigi, dall'Île de France. Ecco, Duccio è il primo con questo dipinto che si pone in una dimensione nuova, che è quella che noi chiamiamo del dialogo con l'arte gotica, che è un'espressione della storia dell'arte, ma diciamo, gli uomini colti del tempo si sarebbero espressi in un altro modo, avrebbero detto che Duccio si stava confrontando con la pittura more francigeno, alla maniera francese. Ecco, questi grandi fatti nord-europei, Duccio è il primo a prenderli in considerazione. Lo si vede in questo fondo straordinario, il fondo oro è confinato in alto e dietro c'è questo grande drappo d'onore, dietro la Madonna, con questo sistema di quadrettatura, diciamo così, che richiama sicuramente la miniatura parigina dell'età luigiana, cioè del tempo di San Luigi, e quella successiva. Ma la grandiosità di Duccio è tale per cui anche la figura della Vergine, a prima vista una Madonna che ricorda le icone bizantine, però è tutta avvitata su se stessa, tutta allungata. Poi Duccio realizza, sottolinea il bordo della veste con questi filamenti dorati, no? Da queste fluide linearità ritmiche che crea al punto di arrivare a creare qualcosa di diverso. Ma il miracoloso è riuscire a tenere insieme, appunto, l'esempio di Cimabue, la tradizione bizantina e queste nuove modalità. Per esempio, vedete questo in basso, la Madonna apre il manto a proteggere tre fraticelli francescani, ognuno genuflesso in un atto di devozione verso Maria. Quello più in basso fa proprio il gesto della proskinesis, cioè l'adorazione alla bizantina, secondo il rituale dell'impero d'Oriente. Anche la pittura, tutta fatta di tocchi cromatici, con forti contrasti, l'incarnato brunito di questi fraticelli ci fa capire che il modello è bizantino. E tuttavia, appunto, è coniugato insieme a quello che si vedeva. È nuovissimo anche dal punto di vista del soggetto, perché, come vedete, una Madonna col bambino in trono, quindi in maestà, ma che apre il mantello in un gesto di protezione di questi francescani.
quindi è una sorta di declinazione particolare della Madonna della Misericordia. Un piccolo dipinto destinato a un contesto che non sappiamo bene quale sia, ma di caratterizzazione francescana, forse commissionato da qualche frate per la propria cella. Ecco, questo è un po' l'esordio di Duccio, siamo appunto all'inizio, è già un pittore importantissimo, però è una storia lunghissima che arriva poi fino alla maestà.